Allora, svuota la spesa e si dunque. Allora, zucchero in bustina, giallo zafferano, queste in bustine, poi e patatine snack, queste qua da provare per il lavoro, ovviamente questa è una mini spesa. Poi burrata, costa 4,76 euro. Formaggio 4,63 euro. Questo, che poteva evitarlo ma l'ha preso per il lavoro, sia azzurro che giallo. Un'altra burratina, questa qua, questo formaggio che non l'ho mai provato, 4,09 euro, fatto così, tomino 2, le patatine per il lavoro 2 pacchi. E questo sacchetto è andato. Poi la colomba, questa al limone, il succo all'albicocca per il lavoro, poi altri due succhi sempre albicocca ma con la marca diversa, che è sia pesca che albicocca. Poi questi due, un'altra bustina di giallo zafferano, sale fino, salse di pomodoro, questa qua di Cirio. Poi ho preso la Simmental, questa qua, che va bene anche per l'uovo, che è buonissima. Ne ho presi due, mi sa, due più lo zucchero, più zucchero. E invece per la pasta, questa qua, la pasta, abbiamo preso questa, quella alle farfalle, alle penne, questa qua fusilli, poi altre fusilli, e questa spaghetti e due di riso, uno questo qui, due di riso uguale delle scotte. Per finire questo, che è quello del pesce di 2 kg, ovviamente questa è la mini spesa che abbiamo fatto, totale 101,80. alla fine i coltelli li ho dovuti prenotare e arriveranno a giugno. Io qua sinceramente è un po' tanto ora che arrivano a giugno, cioè per dei coltelli. Comunque niente, arriveranno a giugno. Diciamo che non abbiamo comprato chissà quanto, però questa è una mini spesa perché alla fine abbiamo fatto l'altra spesa e mancava lo zucchero, la pasta, mancavano queste cose qua. Comunque, stavo dicendo, i coltelli ho dovuto prenotarli e ha detto che dovrebbero arrivare a giugno, che è un po', secondo me, un po' troppo,
Perché c'è una che fa fatica a prendere tutti i bullini, a fare la collezione e poi alla fine deve aspettare fino dopo 2 mesi. Cioè, una cosa assurda. Per cui, diciamo che sta cosa non è che... Cioè, non l'ho capita perché devo aspettare così tanto. So che molte persone l'hanno presi prima. Era meglio che prima li facevo, li prendevo subito, invece di aspettare, e poi alla fine, ovviamente, come sempre, vabbè. Dato che ci mancavano un po' di cose che non avevamo preso l'altra volta, ovviamente in questo mese vedete 2 video della spesa. Anzi, l'altro l'avete già visto, questo è l'ultimo. Poi, vabbè, se ne parlerà in aprile. E niente, per cui questa era una mini spesa, appunto una spesa proprio poca poca e il necessario, cioè le cose che mancavano, le cose che ho detto vabbè prendo qualche formaggio appunto perché non avevamo preso il formaggio l'altra volta, mi ero dimenticata lo zucchero per cui alla fine ho preso lo zucchero e niente, per cui la Simmental, ho preso la Simmental perché non la prendo quasi mai, anche perché costa tanto, 5 euro e qualcosa. Diciamo che non ho preso chissà cosa e non ho, appunto, secondo me con quei 100 euro facevo la spesa al Lidl e all'Eurospin. Comunque ho notato che in certi supermercati dove si va la roba dipende, diciamo che costa molto meno. Poi dipende la qualità e tutte le altre cose. Secondo me, tipo i funghi secchi costano meno dal Tigros, invece i funghi secchi qua l'Esselunga più di 6-8 euro ti vengono a costare, per cui è una cosa assurda. Però vabbè, adesso vediamo. Certe volte anche per risparmiare è meglio forse che cambia un po'. Perché forse stare sempre all'Esselunga dopo un po', non lo so, annoia. Anche cioè, sempre lo stesso video della spesa, secondo me. Credo che prossimo mese cambio. Invece di andare all'Esselunga vado al Lidl o all'Eurospin, anche se appunto non è che mi piace molto. Perché ci sono certe cose che... Dipende, non tutte, ma certe cose non vanno bene sul mangiare, eccetera. Vabbè. Comunque niente, questa era la mia spesa e spero che vi sia piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!